Ciao e bentornati a Sai Che in Puglia. Siamo nel medico specialistico Star Bene, nella meravigliosa Polignano a Mare, in provincia di Bari, in Puglia ovviamente. Oggi vogliamo parlare di radiologia domiciliare insieme al dottor Giuseppe De Luca, TSRM, esperto nella radiologia domiciliare. Pochi sanno che radiologia può essere effettuata a domicilio. Infatti le domande sono tantissime, dottore. Ma prima di tutto, che cosa vuol dire TSRM? Salve, un saluto a tutti i telespettatori di Sai Che Web TV in Puglia. Un saluto anche a te, cara Valeria. Dunque, TSRM vuol dire letteralmente un acronimo tecnico sanitario di radiologia medica, più comunemente definito come tecnico di radiologia. In sostanza sono l'operatore sanitario che utilizza la tecnologia, le macchine che emettono radiazioni ionizzanti, oppure le grandi macchine come la risonanza magnetica, la TAC, le macchine di medicina nucleare, per ottenere attraverso l'uso delle radiazioni ionizzanti dei benefici sul paziente, che può essere la diagnostica o la cura. Grazie. Dottore, quindi cosa si intende sotto radiologia domiciliare? Dunque, si tratta di eseguire presso il domicilio del paziente o presso strutture di degenza gli esami radiografici, come comunemente avviene anche negli ospedali, come i cosiddetti esami a letto, praticati nelle corsie, nelle sale operatorie, nella rianimazione. In sostanza, questa metodica ha la caratteristica di non far spostare il paziente dalla propria abitazione. Questo tipo di metodica, però, né si sostituisce alle radiografie fatte con i grandi macchinari nell'ospedale, non si sostituisce al 118, non è un esame consigliato per le emergenze. Dottore, ci racconta la sua esperienza Covid? Allora, la mia esperienza Covid è un'esperienza vissuta in prima persona. In prima persona perché sono stato sia operatore, sono sceso in prima linea, ma sia sono stato anche paziente Covid. La prima volta per un contatto con un paziente positivo, si parla di prima ondata, e quindi 14 giorni di isolamento fiduciario. Dopodiché verso agosto, cioè quindi tra la prima e la seconda ondata, invece ho preso proprio il Covid e quindi sono diventato paziente. In questi momenti, diciamo, di riflessione, di preoccupazione, io ho avuto sintomi tutto sommato leggeri, avevo un po' l'alterazione del gusto, qualche linea di febbre. Ho avuto molto tempo per pensare. Ho quindi, diciamo, ideato e presentato all'ASL Bari un progetto che riguardasse proprio la mia esperienza, la mia tipicità, quello di saper fare le radiografie a domicilio. Quindi è nato questo progetto di radiologia a domicilio per i pazienti Covid. Il servizio veniva attivato attraverso la richiesta dei medici curanti che mandavano al Dipartimento di Prevenzione la segnalazione, che a sua volta mandava a me poi la missione, e quindi sono andato in giro a fare le radiografie ai polmoni per i vari pazienti. Ho fatto queste radiografie ai polmoni sia nei pazienti che avevano in isolamento nelle case, cioè in isolamento domiciliare. Ho fatto qualche radiografia anche nelle case circondariali, perché a volte i pazienti non potevano proprio materialmente uscire dalle celle, ma soprattutto ho affrontato il Covid nelle RSA, cioè tutte le RSA nella provincia di Bari che hanno avuto problemi di Covid, ad effettuare un esame, una RX torace per questi vecchietti. Sono arrivato a quota 1000 esami fatti per i pazienti Covid con la ASL Bari. Dottor De Luca, che tipo di apparecchiature si utilizzano? Allora, questo è un macchinario di radiologia tradizionale, un macchinario che si può trovare in un ospedale, che si può trovare in uno studio. Il grande macchinario dove normalmente vengono effettuati gli esami di radiologia tradizionale. Tutto questo è comandato da un generatore potentissimo
all'interno di una cabina schermata dalle radiazioni. Allora, nella radiologia domiciliare ovviamente sarebbe impensabile portare tutto questo a domicilio del paziente, però l'evoluzione tecnologica in questi anni sicuramente ci dà una mano. Quindi tutta questa apparecchiatura è sostituita da, grazie Elisa, abbiamo il tubo radiogeno, c'è la sorgente che emette le radiazioni, dove il tavolo di comando addirittura è integrato. Quindi tubo radiogeno. Abbiamo il pannellino che serve a visualizzare le radiografie. Abbiamo il computer su cui vengono visualizzate le radiografie. Praticamente tutto questo impianto si traduce in questo impianto ottimizzato per il trasporto. Dunque, in una radiografia a domicilio è molto importante badare alla sicurezza. In questo caso sicurezza vuol dire, nello specifico, radioprotezioni. Quindi il tecnico di radiologia utilizza i TPI. Tipicamente i TPI usati per il tecnico di radiologia è il fanice di piombo, che purtroppo è un po' pesantuccio. Quindi, una volta protetto, diciamo, il corpo, magari buona norma proteggere anche la tiroide con un apposito collare per la tiroide. Una volta, diciamo, ben protetto, normalmente possiamo iniziare a fare la radiografia, ad operare. Ad un certo punto però è scoppiata la pandemia, è arrivato il Covid, quindi è stato necessario proteggersi, oltre che dalle radiazioni ionizzanti, anche dal rischio di infezione di contagio biologico. Il Covid ci ha costretto a lavorare con un'ulteriore difficoltà. Quindi una tuta di protezione, la mascherina a norma di legge, tipicamente una FP3, la visiera antischizzi, numerosi strati di guanti, per una ulteriore protezione anche un camice, diciamo, che costituisce la prima parte della protezione, il primo strato, i calzari. Ora, la difficoltà nell'utilizzare questi DPI non è tanto nel momento in cui si indossano, quello diventa più un esercizio fisico, se vogliamo un fastidio, un fatto organizzativo. Il problema è dopo che ti sei sporcato, cioè quando sei andato all'interno in ambienti Covid, uscire senza portar fuori anche il contagio. Per cui è stato necessario un addestramento severo e metodico per la svestizione, cioè svestirsi in realtà è un atto strategico per non portarvi l'epidemia. Una volta liberato degli indumenti, la catena della protezione anti-Covid, cioè del fatto di non trasmettere l'epidemia, continua anche nel mettere gli indumenti in appositi ROT per essere smaltiti come rifiuti pericolosi, ma poi continua anche in una sanificazione degli ambienti. E quindi ora vi mostro quello che magari viene fatto prima di partire per il Covid, quello che viene fatto poi dopo, al ritorno della missione Covid.
Quindi a questo punto ringrazio i telespettatori di Sai Che in Puglia. Noi la ringraziamo per ospitalità e accoglienza TSRM Dottor Giuseppe De Luca e il suo staff. Abbiamo cercato di essere esaustivi al massimo in questo video, ma se avete altre domande non esitate a scriverli nei commenti. E fateci sentire il vostro calore cliccando mi piace a questo video e condividendolo con i vostri amici. E iscrivetevi anche al nostro canale azionando la campanellina per essere aggiornati sui prossimi video. Buon tutto a tutti da Polignano a Mare e Sai Che può interessare o coinvolgere anche te. A questo punto mi sembra doveroso ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato in questa avventura. E quindi vorrei ringraziare Teodoro Licciulli, autista del 118, che mi ha accompagnato in tante missioni nell'affrontare, diciamo, il Covid. Vorrei ringraziare i radiologi che mi hanno supportato, perché io ho fatto delle radiografie, però poi ci sono stati tanti radiologi che anche con loro sacrificio, magari durante le ore anche non di servizio, hanno refertato gli esami che io gli portavo. In particolare i medici del CTO, Franchini, Fiore e Gravina, il dottor Francesco Spinelli, in servizio presso l'ospedale di Conversano, il buon e paziente Paolo Comes, in primario presso l'ospedale di Monopoli, e ringrazio anche i colleghi che mi hanno, diciamo, in qualche modo aiutato con i turni, permettendomi di compiere, diciamo, questa opera verso la comunità. L'ASL Bari, il Dipartimento di Prevenzione, nella persona del dottor Lagravinese, che è persona che stimo molto, che ha avuto, diciamo, la capacità di mettere a disposizione il suo intuito per aiutare gli altri, perché senza di lui, diciamo, io non avrei potuto magari fare quello che sono riuscito a fare. Una parola la spendo anche per chi purtroppo non ho potuto aiutare, perché io ho fatto 1000 radiografie, ma in realtà ci sono anche 10.000 persone che non sono riuscito ad aiutare, cioè non sono riuscito ad andare. Mi scuso con loro, però io ho fatto il possibile. Grazie. Mi viene voglia di lasciarvi con una frase: nei momenti peggiori vengono fuori le cose migliori delle persone. Una frase, diciamo, rubata da Einstein. E quindi vi saluto, ciao a tutti gli amici di Sai Che in Puglia.